Ciao ragazzi, benvenuti alla 74esima puntata della Vecchia Italia. Io sono Chantalin e questa mia serie fa parte delle serie degli Agricolarum. Allora, ci siamo lasciati nella scorsa puntata che abbiamo fertilizzato con il fertilizzante solido il frumento e tutte quelle, e l'orzo e quelle culture lì, e dovevamo dare una fertilizzata col fertilizzante liquido al mais che abbiamo seminato. Abbiamo preparato il nostro Fortis con gomme strette, peso davanti, il nostro Hardy con il fertilizzante liquido. Piccola novità, sapete che qua avevo messo un cartello con il logo della Vecchia Italia, ho chiamato un'azienda di cartellonistica, di pubblicità, e mi sono fatto fare un bel dipinto sulla mia casa, quindi abbiamo il nome della nostra azienda, dell'azienda agricola Vecchia Italia, direttamente sulla nostra casa. Allora, il tempo vola, sono già quasi le 3:30 di pomeriggio, quindi io direi di andare. Vi faccio vedere, andremo, questo campo no, è già fertilizzato, andremo a fertilizzare il campo 4, questa metà di campo perché questo è già fertilizzato del tutto, e questi due campi che erano ad erba andremo a fertilizzarli, che li abbiamo riconvertiti a mais, e ha già due fertilizzazioni in quanto era già fertilizzato, cioè qui. E avendo arato sotto l'erba mi dà una seconda fase di fertilizzazione. Quindi andiamo velocemente a cominciare a fertilizzare. Intanto speriamo di non aver schiacciato la gallina, ma in teoria dovrebbe essere passata sotto il trattore. Siamo a fine primavera, iniziamo con le ultime lavorazioni di fertilizzazione. Allora, qua un'entrata non c'è, devo andare in fondo al campo. Devo aprirmi un passaggio qua anche durante l'inverno, magari tagliare qualche pianta. E invece devo ancora dall'inverno scorso, devo ancora chiedere a Mr. Leopold in affitto il macchinario per il cipato, ma al momento no. Per il momento no. Allora, l'entrata del campo è qua. Ottimo. Apriamo il nostro. Aspetta. È meglio entrare qua perché sennò non ce la facciamo. Ok, vediamo se riusciamo a partire senza incastrarci, tipo in quell'albero o nei cespugli. Ecco, mi sono già affossato. Perfetto. La vedo dura. La vedo molto dura. Mi pesa parecchio in mezzo. Mi sa che sono anche incastrato. Gomme strette qui, mi sa che faremo molta fatica. Meglio se riusciamo a portarci in cima al campo. Nel salire proviamo ad aprire, perché a partire da fermo da lì la vedo dura. D'altronde l'area lavora, qui lui calcola che sia ancora terra un po' mossa, e quindi solleviamo un pochino. Proviamo, slittamento al 22%, no, dai, dovremmo farcela, almeno a tirarci in cima al campo. Possiamo provare a togliere i bloccaggi, sì, 24%. Ok, proviamo a cominciare a fertilizzare. Perfetto, fertilizza. Ok, allora andiamo a dare un concime liquido, un concime fogliare. Ripeto, non me ne intendo al 100% di queste cose, però trovo che un fertilizzante solido su piante tipo il mais, avendo delle foglie così grandi, secondo me potrebbe andare a depositare i granelli del fertilizzante tra le foglie, andando a danneggiare la pianta invece che a fertilizzarla. Quindi preferisco un concime fogliare liquido che va a concimare. Quindi io vi farò vedere un po', di fertilizzazione, e dopo farò un taglio. Guardiamo di fare questo campo, magari, che tanto questo campo non è enorme, e con questo macchinario facciamo tanti metri di lavoro alla volta, quindi penso che facciamo anche con pochi giri, finiamo di fertilizzare tutto il campo. Io ne approfitto per ringraziarvi. Allora, oggi io sto registrando, è domenica,
Sono uscite due puntate della nuova serie che abbiamo iniziato a registrare io e Spiro, dell'Agricola Italiana, e volevo ringraziarvi tanto perché la nostra prima puntata dell'Agricola Italiana abbiamo visto che ha avuto un bel successo e di questo ne sono contento. Abbiamo fatto più di 500 visualizzazioni. Il canale YouTube sta crescendo, abbiamo superato i 600 iscritti e vi ringrazio per questa fiducia che ci date, insomma, perché siamo ancora un gruppo semi sconosciuto perché il canale non è neanche ancora dei più grossi, logicamente ci sono canali che trattano farming che superano ampiamente i 10-15 mila iscritti. Noi con i nostri 600 siamo semi sconosciuti, come abbiamo detto più volte, noi registriamo questi video per divertirci noi in primis e in secondo luogo anche per tenervi compagnia e per magari nel nostro piccolo farvi vedere delle lavorazioni nuove, delle mappe nuove, delle mod strane. Sapete che io su questa mappa, per esempio, uso. Questa mappa è pronta per la Maize Plus, che ha tutta l'integrazione dell'alimentazione degli animali. Uso l'area, uso la season e dopo, vabbè, tendo ad utilizzare quasi tutto veicoli e attrezzi italiani. Appunto, chiamando la vecchia Italia, essendo noi italiani, cerco di utilizzare le attrezzature italiane, di modder italiani. Bon, comunque io vi ringrazio di nuovo per seguirci, per le visualizzazioni, per i like, per i vostri commenti. Sapete che a noi fa piacere vedere che sotto i nostri video ci scrivete, ci salutate. Adesso che andiamo verso il periodo invernale, la domenica pomeriggio, magari non tutte le domeniche, però cercheremo più spesso possibile, insomma, dopo le 5 di pomeriggio apriamo magari il nostro server e facciamo una live su YouTube come abbiamo fatto domenica scorsa e dovremo ripeterla anche oggi. Vi ripeto, oggi sto registrando è domenica mattina e dovremo ri riproporlo anche oggi nel pomeriggio, una live sul nostro canale col server aperto, 12 posti a chi vuole entrare, 3 mod scaricabili dal Modab, e dopo potete venire anche in Discord con noi. Intanto, chiacchierando, abbiamo finito di fertilizzare il nostro campo 4. Adesso andiamo a dare una fertilizzata a questo mezzo campo qui. Io ne approfitto per fare un taglio e ci si vede più tardi. Rieccoci, ragazzi. Allora, ho fertilizzato quel piccolo mezzo campo di mais e dopo sono venuto giù ai due campi che avevamo comprato che erano ad erba, come vi ho detto, e con mio stupore, devo dire, ero straconvinto, ops, qui intanto siamo rimasti bloccati, ero straconvinto di averli seminati a mais e invece sono seminati a soia. Perfetto, adesso non mi ricordo, dovrei andare a vedere i video vecchi, se è stata una scelta di seminarlo a soia o se è stato un errore, non mi ricordo. Io ero convinto fossero seminati a mais. Vabbè, poco importa, speriamo di averne abbastanza del mais che abbiamo piantato nei campi sopra, ma in teoria dovremmo averne abbastanza. Più che altro volevo fare un bel po' di, vabbè, che insilato di mais dovremmo averne anche per la prossima stagione per le mucche, quindi non mi serve fare tanto insilato di mais. Più che altro volevo fare un bel po' di mais in granella per fare il CCM, in quanto ho idea durante l'autunno o l'inverno di sostituire le due stalle dei maiali e metterne una più grande, una unica da dover girare meno ed avere magari un po' di maiali in più. Sapete che adesso abbiamo due stalle con 25 maiali per stalla, volevo metterne una più grande, l'ho trovata come mod, lo sto un attimino
modificando perché ho visto che è un po' troppo moderna per una serie che si chiama La vecchia Italia. Sto cercando di svecchiare un attimino anche la stalla. Un po' di sostituisco un po' di texture e dopo la personalizzo un attimo. Comunque adesso non ho la possibilità di fare la sostituzione, in quanto, vabbè, a parte essere molto impegnato con la lavorazione dei campi, siamo, come detto, fine primavera, si avvicina al periodo estivo col periodo di trebbiatura, quindi abbiamo poco tempo. E in più, come sapete, per fine estate sono d'accordo con Mr. Leopold che gli devo pagare 500.000 euro che è la seconda rata per l'acquisto della fattoria, o la terza addirittura, perché avevamo dato una parte all'inizio, una parte l'abbiamo pagata in primavera quando abbiamo incassato i soldi della vendita della Monte Downey, e adesso a fine estate sono d'accordo che gli devo 500.000 euro. Al momento vi faccio vedere, perché tanto vi ho sempre fatto vedere senza nascondere niente. Al momento abbiamo, no, da qua non si vede, da qua neanche, si vede da qua. Qua così vedete abbiamo 381.723 euro. Quindi devo andare a racimolare altri 120.000 euro da qui alla fine dell'estate, che spero di racimolarli anche con la vendita di un po' di prodotti che stiamo coltivando. E ho ancora del miele da vendere, quindi riuscirò a racimolare un po' di soldi anche lì. E quindi, avendo questa spesa incombente di 500.000 euro nei confronti di Mr. Leopold, capite che andare a spendere soldi per sostituire delle stalle dei maiali al momento non me lo posso permettere, quindi spero che con le lavorazioni, la vendita dei prodotti del frutteto che devo piantare, tra l'altro devo anche comprare gli alberi da frutto, ma quello è un investimento che si ripaga, quindi non ci sono problemi. Praticamente dovrei riuscire nel periodo invernale, anche rimettendo in lavorazione la segheria e tutti i prodotti del legno, dovrei riuscire a trovare i soldi per andare a fare la sostituzione delle stalle. Quindi faremo in inverno. Tanto qui proseguiamo, finiamo di fertilizzare anche questi due campi a soia. Allora, ecco che speriamo che almeno rendano un bel po' di soldini essendo a soia, che così. E dopo vediamo, magari per l'anno prossimo dovremo piantare un po' più di mais, facendo poco insilato e andando a finire l'insilato di mais che abbiamo dall'anno precedente. Bene, facciamo un altro taglio, ci vediamo tra un po' con un'altra lavorazione. Rieccoci. Allora, finito di fertilizzare, sono quasi le 5 di sera. Come detto prima, abbiamo un po' di miele da andare a vendere, quindi ho preso il nostro telescopico della New Holland per andare giù, zona, dovrebbe essere da qua, ho fatto giù la strada per scendere, zona alveari, eccola qua, perfetto. Allora, abbiamo qua ancora il nostro TM. Allora andiamo ad agganciarci perfetto. Allora andiamo a caricare, abbiamo qui 5 ceste di miele da andare a vendere, e abbiamo finito anche tutti i vasetti, quindi dovrò andare da Mr. Leopold per Non sono legati, fermo, 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 fermo. Perché non sono legati, che io li avevo legati tutti? Qua facciamo un mezzo disastro. Facciamo un mezzo disastro quasi.
Perfetto. Con mano due dei gatti. Eccolo là. Iniziamo a fare i danni, perfetto. Allora andiamo a caricare il primo cassone di vasetti di miele. Perfetto. Miele che spero che ci dia una buona rendita, ma ho visto che paga bene. Vi ho detto, oltretutto, io ho anche modificato la mod per farmelo pagare meno. Pensate un po', perché secondo me lo pagava un'esagerazione proprio. Stiamo facendo danni. Stiamo facendo danni. Che questo macchinario non è proprio il più adatto per fare queste lavorazioni. È un po' troppo grande, ingombrante. Boh, vediamo. Proviamo a spingere un po' avanti l'altra cesta. Ottimo. Perfetto. Diamo una legata al tutto. Ok. Perché se no andiamo a perderci le ceste. Allora andiamo a legare questi barattoli qua, sistemiamo un attimino, perfetto. Lega, 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 ottimo. Allora, beh, sinceramente pensavo di metterci un po' meno. Facciamo così, facciamo un taglio e dopo anche perché sto buttando fuori un po' di roba. E ci rivediamo giù alla casetta di vendita del miele per lo scarico e per i saluti finali. Io intanto continuo a caricare le ceste qui sul nostro rimorchio. A più tardi. Eccoci ragazzi. Allora, abbiamo caricato, se non ho sbagliato, sono 6, 2, 4, 6 ceste. Sono 6 ceste di miele e adesso andiamo a vendere. Nel passare vi faccio vedere un'altra piccola novità che ho inserito in mappa. Allora, praticamente ho aggiunto la mod che si chiama Realistic Seeder. Praticamente è i semi realistici, nel senso, il gioco di farming, i semi sono generici, quindi voi comprate i semi e dopo dalla seminatrice scegliete che seme volete piantare. Questo nella realtà non esiste, nella realtà esistono i semi per ogni pianta che vogliamo piantare. Questa mod va ad inserire i semi di ogni prodotto, quindi i semi di frumento, i semi di orzo, i semi di avena, i semi di colza. E mi sono inventato, vedete qui davanti a noi a destra, ho fatto il consorzio agrario Pagaruscia. Allora, vedete? Consorzio Agrario Pagaruscia, semi di prima qualità. Sponsorizzato sempre Agricolarum. Qui c'è l'ufficio. Sono aperti dalle 8 alle 12 e dalle 2 e mezza alle 6 e mezza e sabato e domenica sono chiusi. Consorzio Agrario. E qui abbiamo il deposito del Consorzio Agrario. Abbiamo vari semi, vi faccio vedere. Ho già preparato, vedete, semi dell'orzo, dell'avena, del frumento, qui c'è la soia, la colza, il mais, i girasoli, le barbabietole, le patate, le carote, le cipolle, poi vabbè, qui c'è anche il farro, il miglio e la segale che su questa mappa non ci sono. Poi qui c'è i semi per l'erba, per il rafano olivifero, per l'erba di campo, per il cotone, qui abbiamo il muletto. Qui abbiamo il trifoglio e l'erba medica. Ecco che quando sarà periodo di semina verremo qui al consorzio agrario a comprare i semi che ci serviranno in base alle semine che vogliamo fare. Quindi a
altra piccola novità, vedete che vado a complicarmi ancora di più la vita, perché è una complicazione dover star lì, cambiare i semi quando finisce di seminare un campo. Se vado in un altro campo e voglio seminare qualcos'altro, devo cambiare tipo di semi, quindi è un po' una complicazione, però aumenta il realismo e sapete che a me piace provare a portare la serie abbastanza reale e non troppo fantasiosa, diciamo. Quindi c'è questa mod che mi permette di farlo. Chi di voi ha già seguito la seconda puntata che è uscita sabato, oggi che vedete questo video è martedì, sabato è uscita la seconda puntata dell'agricola italiana, anche lì abbiamo i semi con i sacchi personalizzati azienda agricola italiana, qui invece li abbiamo personalizzati, li ho personalizzati Consorzio Pagaruscia. Allora, beh, siamo già a più di 20 minuti di registrazione, quindi io adesso scarico il miele e ne approfitto per ringraziarvi per aver seguito questa mia puntata e vi saluto, e se la puntata vi è piaciuta lasciate un like e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao ragazzi e alla prossima!